E quindi direi che i miei ospiti possono, direi proprio così, di cominciare magari a fare delle domande e darmi lo spunto per poter poi intervenire, tenendo conto appunto che stiamo parlando di e-learning, didattica a distanza e di questo libro che ho appena pubblicato, fresco, non di stampa, perché la stampa, come sapete, io non pubblico praticamente più da molti anni. Allora, a chi diamo la parola? Chi vuole rompere il ghiaccio? Si trova qua con l'autore. Quello che non può fare è chiedere un autografo. Anzi, lo posso anche fare un autografo, un sistema. Ho un sistema per autografare. Alberto, sono Sì. Monica. Sì, Ciao, non ciao. attacco il microfono perché mi manca ancora un po' per poter accendere la videocamera, però pensavo a una domanda che mi viene un po' spontanea, no? Un insegnante in un momento come questo della sua professione, in cui diciamo che siamo stati un po' travolti dagli eventi, cosa potrebbe trovare come spunti in un libro come questo? Perché no? Come potrebbe utilizzare in maniera attuale quello che tu hai scritto nel libro? Sembra. È una buona questione questa, perché forse come premessa appunto bisognerebbe dire che la didattica a distanza non è a vantaggio degli insegnanti italiani. Diciamo che è passata da uno stato di qualcosa di sconosciuto a qualcosa di rigettato. Ecco, era una cosa che non si conosceva prima del Covid, non era diffusa, l'e-learning era veramente riservato a una nicchia, specialmente nella scuola italiana, nelle aziende è un po' diverso, però nelle università, diciamo, si fa un certo tipo di learning che non è quello che tratto nel libro. E quindi siamo di fronte a un terreno difficile, difficile perché è anche molto complicato cercare di spiegare perché, diciamo, è sbagliato avere questo pregiudizio. Cioè, è sbagliato, è giusto perché quello che è successo durante il Covid è chiaro che, cioè, è una realtà che nessuno può dimenticare. Però, ecco, durante il Covid che cosa si è cercato di fare? Si è cercato in qualche modo di riprodurre due cose, o di riprodurre una lezione così tradizionale, diciamo così, con grosse difficoltà attraverso i sistemi video di Meet piuttosto che Zoom, cercando di mantenere le classi attive. E la seconda cosa che si è cercato di fare, invece, è stata quella di più semplicemente cercare un contatto umano con la classe, a volte con le famiglie. Però, nonostante questa buona volontà da parte degli insegnanti, ecco, nessuno dei due casi si tratta, secondo me, di un e-learning, nel vero senso della parola, perché nel primo caso è una riproposizione così del tentativo di cercare di fare come se si fosse in classe. Nel secondo caso è un tentativo di ricreare quella relazione che appunto in classe esiste, che è fondata sul contatto umano, ma ricordiamo sempre che è una relazione pedagogica, ovviamente. Quindi è complicato, complicatissimo affrontare questo tema. E io, diciamo, all'interno di questo libro do un taglio molto didattico, cioè parto proprio da questo, parto dalle considerazioni didattiche e pedagogiche, di che cosa significa insegnare a distanza e come lo si può mettere in pratica. Per esempio, c'è addirittura un capitolo che è dedicato alla creatività e che comincia con elencare quali sono, a mio parere, i miei 10 principi per sostenere la creatività nell'ambito di un insegnamento. Ed è qualcosa, secondo me, di dirompente, perché all'interno di un meccanismo di e-learning tradizionale, di insegnamento a distanza tradizionale, tutto sommato quello che si ripropone
è appunto una specie di fotocopia di un apprendimento anche abbastanza asettico, anche perché si parte dal presupposto che l'insegnamento a distanza non possa fornire altro che una trasmissione così nuda e cruda di contenuti senza avere la possibilità realmente di controllare l'apprendimento, di costruire una relazione. Ecco, io invece cerco di ribaltare tutto questo perché me lo insegna la mia esperienza, non il manuale di pedagogia, ma un'esperienza che parte dalla metà degli anni 90 e che poi si è concretizzata in tanti anni di insegnamento a distanza in alcuni master universitari, dove ho proprio potuto inventare, creare delle metodologie nuove che fossero molto fedeli a dei principi pedagogici importanti. Ecco, quindi che cosa può trovare l'insegnante in questo libro? Beh, trova quello che ha cercato e non ha trovato durante il periodo di insegnamento a distanza, o a chi ha trovato parzialmente o che pensa che non esista. Ecco, poi devo dire che siccome la maggior parte degli insegnanti, perlomeno dei contatti che ho avuto, pensa proprio che non esista questa possibilità di costruire una vera relazione pedagogica fondata su un apprendimento reale a distanza, c'è proprio difficoltà a presentare il libro. Questo l'ho visto anche chiacchierando con persone appunto che sono venute a conoscenza di questo testo, mi hanno scritto per sapere di cosa si trattava, perché per esempio ci sono tanti manuali che spiegano tante cose tecniche. Questo libro non spiega tante cose tecniche, ne spiega alcune essenziali. Però quello che fa è quello di accompagnare l'insegnante dal momento dell'accoglienza dei suoi ragazzi, studenti, bambini addirittura, o adulti, perché ci rivolgiamo anche a formatori che lavorano nelle imprese, quindi dal momento dell'accoglienza fino alla chiusura di un corso, con delle metodologie appunto diversificate. Ecco, non so se ho risposto alla domanda, perché in effetti, cioè tu con questa domanda tocchi una questione che io non ho risolto, e cioè proprio il come presentare questo libro. È difficile. Cioè ti direi, leggetelo, leggetelo e poi mi dici. Ma veramente, no, sul serio, sai, perché c'è proprio diffidenza. C'è diffidenza, e anche nella scelta dei termini, no? Io ho scritto e-learning nella copertina. La copertina l'ho creata io e voleva dare un senso così un po' più leggero, un po' più strano, non una veste istituzionale, proprio per far capire che si tratta di qualcosa di diverso, no? Però è difficile. Ecco, devo dire che qui ho delle difficoltà. Di feste, misure che saranno valutate tra una settimana ed eventualmente. Ecco, quindi direi questo. Magari tra i presenti c'è qualcuno che l'ha letto, ha dato un'occhiata, potrebbe dire che cosa ne pensa. Allora, ciao a tutti, io sono Marina, non so se mi Ciao sentite. Marina, sì, ti sentiamo Ok. bene, sì. Allora, io l'ho letto il libro, l'ho letto e dunque all'inizio l'ho divorato, poi l'ho chiuso e ho detto ok, va bene, non è possibile, è stata una bella esperienza leggerlo, adesso mi compro un bel thriller e buonanotte. Sì, no, perché la prima reazione è stata questa, no? Cioè, ho letto, ho capito, ho anche condiviso tante cose, dopodiché ho detto vabbè. Ok, inarrivabile, il solito Alberto. In realtà poi l'ho ripreso con calma perché, vabbè, io sono sempre fatta un po' così. E la difficoltà che però mi stuzzica è quella di riuscire a coniugare le tue idee sull'insegnamento a distanza con dei ragazzini di 11 anni. Allora, io spero che la scuola non chiuda, ovviamente, perché
a quell'età è veramente un disastro, possiamo mettere in atto tutta la creatività del mondo, ma insomma non è quella la scuola per loro. Però siccome non si sa come andranno le cose, ho cercato di rileggerlo, cercando di appunto di immaginare come però queste idee, questi principi si potessero coniugare con dei ragazzini. Ecco, questo l'ho trovato una bella sfida, non ho delle soluzioni, mi sono venute in mente delle cose, perché dall'altra parte in realtà non c'è un, come il tizio di cui fai l'esempio tu nel libro, vado al lavoro, ascolto una cosa, poi torno a casa, ne scrivo altre due, cioè i ragazzini chiudono il computer e chi si è visto si è visto. Però ecco, se dovessi dire, io ho letto il libro, come lo presenterei, direi sicuramente per un insegnante appassionato una bella sfida. Grazie, molto interessante quello che hai detto, anzi vorrei rispondere alla tua domanda. Io risponderei così. Dunque, risponderei in questo modo, cioè prova a pensare di organizzare anche solo un progetto, cioè tu insegni in presenza a scuola, ma con i tuoi ragazzini metti in piedi attraverso una piattaforma un progetto che magari può durare l'arco di un quadrimestre o anche tutto l'anno con calma. Ma questo progetto lo portate avanti solo ed esclusivamente a distanza e non ne parlate mai in classe. E questo ti permette, secondo me, di poter mettere in pratica alcuni suggerimenti, più tutta un'altra serie di indicazioni che tu sicuramente sai applicare, e anche di confrontare le due realtà. Perché questo? Perché noi in effetti siamo stati catapultati completamente dentro, cioè da scuola a distanza completamente, ma in realtà noi possiamo considerare l'insegnamento a distanza come qualche cosa che offre delle opportunità che l'insegnamento in presenza non ha e che possiamo sfruttare insieme all'insegnamento in presenza. Ecco, questa potrebbe essere un'idea. Perché tu giustamente dicevi, nessuno si augura che le scuole vengano chiuse, certo, ci mancherebbe altro. Proverò, anzi, siccome sto già cominciando a pasticciare, perché appunto non sapendo come vanno le cose, ho già messo sotto i miei primini. Però sì, potrebbe essere un'idea anche per cominciare con una cosa magari anche piccola, poco ambiziosa, che mi dà l'idea però di, cioè mi dà la possibilità di sperimentare, perché poi insomma io sono dell'idea che finché non ti sporchi le mani non impari niente, insomma. Certo, pensa anche a questo, per esempio, se tu realizzi appunto anche un piccolo progetto, come dicevi, però interamente a distanza, mentre insegni in classe, e puoi abituare i tuoi ragazzini a discutere attraverso un forum. Tanto per prendere un esempio proprio banale, proprio la cosa più semplice che possa esserci in un insegnamento a distanza, cioè un forum. Un forum dove questi ragazzini scrivono e si confrontano. E potrete poi analizzare insieme le differenze tra una discussione in classe e una discussione scritta in un forum e vedrete che troverete tutta una serie di elementi che caratterizzano sia un aspetto che l'altro. Per esempio, quando si discute in classe, sovente capita che l'insegnante abbia l'impressione di avere colto così il punto a cui la classe è giunta, se si sta parlando, ad esempio, di un contenuto, senza rendersi conto che molto spesso interloquisce prevalentemente con alcuni dei soggetti presenti, non con tutti, e non ha realmente
diciamo, il polso della situazione. Gli sembra di avere un'impressione generale, ma non ha questa certezza. E poi non può riprodurre la discussione, può riprodurre quello che si ricorda di questa discussione, ma quello che si ricorda di una discussione insieme ad altri soggetti presenti, una discussione che magari appassiona anche, nella quale entrano anche degli elementi emotivi, sentimentali, evidenti, influenza il ricordo. Invece una discussione scritta all'interno di un forum, intanto è una discussione che resta. Quindi restando, nel momento in cui proprio resta concretamente, diventa automaticamente un elemento didattico a disposizione dell'insegnante. Perché l'insegnante può fare una semplice cosa, può copiare, mettere le virgolette, incollare da qualche parte, mostrare in videoproiezione in classe, distribuire agli studenti, eccetera, alcune delle affermazioni che sono state fatte e compiere un lavoro. Per esempio, compiere un lavoro che non necessariamente ha a che fare con la discussione, con i contenuti, ma magari è un lavoro, che so, di grammatica, per esempio, di espressione. Quindi, tanto per dire, diciamo, la ricchezza che può offrire un sistema di questo genere. E se voi, dopo un po' che lavorate in entrambi gli ambienti, sviluppate una discussione appunto sulle differenze, sulle opportunità che diversi ambienti mostrano, secondo me, si apre la possibilità di offrire agli studenti delle nuove opportunità, non solo per apprendere, ma anche nella vita, perché un domani, magari all'interno del loro lavoro, saranno chiamati ad affrontare, dei temi con delle altre persone e forse potranno proporre anche dei sistemi misti, blended, che stimolino di più e che facciano, cioè da più lati, i soggetti con cui avrà a che fare. In fin dei conti, tutto questo stimola cioè le esperienze non vanno precluse, devono essere fatte, guidate e presentate. Quindi, come tu dicevi giustamente, nessuno si può mettere lì e andare allo sbando per provare qualche cosa, no, questo no, quindi bisogna andare con cautela, però allo stesso tempo le esperienze vanno proposte perché fanno vita, fanno intelligenza, fanno senso critico, fanno pensiero divergente, e pensando sempre che un insegnante, per quanto poi alla fine possa sbagliare, ha sempre l'opportunità di incontrare i suoi ragazzi e dire: calma, un attimo, abbiamo commesso degli errori, c'è qualcosa che ci è sfuggito di mano, ragioniamo insieme, vediamo a che punto siamo, perché siamo dentro un rapporto educativo e pedagogico, quindi non siamo dentro un rapporto di lavoro, e dunque, cioè siamo dentro un rapporto di lavoro perché c'è un rapporto di lavoro con lo Stato, ma non con loro. Con loro noi non siamo dentro un rapporto di lavoro, noi siamo dentro un rapporto pedagogico. E quindi la pedagogia ci insegna, come la filosofia, che tutto è discutibile, anzi, l'unica soluzione che noi abbiamo nella vita è proprio discutere, analizzare, farlo insieme ai nostri ragazzi. Dunque non c'è niente da perdere, non c'è nulla che possa andare male, e c'è tanto da guadagnare. Vediamo se ci sono altre osservazioni, altre domande. Ciao, sono Alessandra. Anch'io Ciao Alessandra. non accendo la telecamera. E sinceramente, mi sono un po' inibita vedendo che stavi registrando, quindi non ho salutato. Ah, Non ho scusa, la salutato registrazione è prima. partita automaticamente, non era mia intenzione registrare, tra Ma l'altro. veramente? Sì. Ah, ok, perché te l'ha chiesto anche qualcuno nel forum, no? Emilio. Non ho visto. Ah. Comunque, io volevo semplicemente dire che grazie ai tuoi corsi, ai webinar e le chiacchierate con te durante la didattica a distanza, non ho avuto, dopo la didattica a distanza, non ho questo rigetto di cui parlavi, ma che conosco benissimo.
e quindi è solo per la stima che nutro in te che in astratto credo alle parole che ci stai dicendo. Devo dire che ne ho avuto anche dimostrazione, per esempio, sul fatto che se tu organizzi una lezione, cioè una presentazione di contenuti su una piattaforma tale per cui vedi quello che i tuoi studenti fanno di giorno in giorno, qual è il loro metodo di consultazione dei materiali, che tutta questa parte era stato un tuo stimolo, l'ho utilizzato e devo dire che effettivamente è un lato positivo della didattica a distanza che di cui non avrei pensato prima. Quindi sì, ho deciso, cioè comprerò sicuramente l'ebook e vorrei che formarmi in questo settore, comunque in questo tipo di didattica, anche perché per esempio adesso si dà tanta importanza alla didattica sincrona. Quindi tutto quello che è didattica a distanza deve avere, infatti anche da ministero, minimo 15 ore, minimo 20 ore di attività sincrona. E volevo sapere se, a tuo parere, cioè dal punto di vista didattico e della tua esperienza come formatore, ha senso o io son per dire che dovrebbe essere lasciato ad ognuno, però è anche vero che qualche linea guida deve essere data. Quindi volevo sapere la tua opinione a riguardo. Certo, grazie Alessandra. Quello che dici è molto stimolante. Diciamo che la mia risposta è immediatamente no. È proprio veramente sbagliato. È veramente sbagliato, ma per un motivo. Anzi, diciamo così. Allora, direi che da un certo punto di vista è giusto, ed è giusto dal punto di vista dell'istituzione scolastica, nel senso che se devo organizzare un orario e ci trovassimo poi in una situazione come quella che abbiamo vissuto quest'anno, beh, è chiaro che insomma, degli orari devono essere organizzati, bisogna mettere insieme tante cose, eccetera. Però questa è un'esigenza tecnico-istituzionale, organizzativa. Da un punto di vista didattico, questa è la domanda, da un punto di vista didattico, bisogna organizzare gli orari in modo così rigido e specialmente prevedere tutta una serie di ore per una presenza, un'attività sincrona? Beh, la risposta è no. Da un punto di vista pedagogico no, assolutamente. Per quale motivo? E qui andiamo proprio alla radice. Andiamo alla radice del nostro lavoro, che vale sia a distanza che in presenza. Qual è la radice del nostro lavoro? È che noi abbiamo bisogno di controllare il processo di apprendimento. Attenzione a quello che dico, cioè parlo di processo di apprendimento, non parlo di apprendimento, perché per controllare l'apprendimento ci basta svolgere delle lezioni ed effettuare delle verifiche, noi controlliamo un apprendimento. Ma il nostro scopo non è quello, come ho scritto anche nel libro, più volte uso questa metafora, non è quello di mettere addosso un vestito da gendarme per appunto controllare la quantità di apprendimento che è stata fatta, perché l'apprendimento è un processo qualitativo che poi influisce chiaramente sulla quantità di quello che si è appreso, ma è un processo qualitativo ed è un processo, e questa è la questione. Quindi la domanda è: come fa un docente, un insegnante dalla scuola dell'infanzia all'università, passando per un'impresa, quindi anche un formatore qualsiasi, ad avere il polso su questo processo? Ecco, per avere il polso e quindi controllare questo processo, osservarlo, deve avere molteplici occasioni appunto per osservarlo, quindi deve collocarsi lungo una linea e anche da più punti di vista, quindi io direi lungo un diametro, ma anche lungo il bordo, la circonferenza di questo cerchio immaginario, proprio per osservare quello che i suoi studenti e apprendenti fanno. E quindi deve essere dentro questo processo. Per essere dentro questo processo deve creare tutta una serie di occasioni che gli consentono di vedere proprio come Mariolino, per esempio, comprende un determinato testo, piuttosto che
affronta un concetto di natura scientifica, piuttosto che elabora un certo pensiero che cresce sulla strada dell'astrazione, ha bisogno di tanti elementi. E quindi, se noi riduciamo tutto a un solo aspetto, cioè la presenza sincrona con i propri studenti, noi precludiamo tutto il resto. E qual è il resto che precludiamo? È tutto quello che la didattica a distanza ci può fornire attraverso un ambiente, vale a dire la possibilità di interloquire, di fare in modo che i nostri studenti prendano anche il tempo per pensare, per elaborare, per confrontarsi con qualcuno. Un altro, non solo dei compagni, anche per confrontarsi anche in famiglia, anche con amici esterni, e poi arrivino a un risultato. Noi, se organizziamo bene questo ambiente e riusciamo a stimolare i nostri studenti a lavorare dentro questo ambiente, noi possiamo osservare questo processo. E se poi siamo anche in classe, quindi abbiamo tutte e due queste possibilità, beh, abbiamo un mondo straordinario davanti ai nostri occhi, che è esattamente il mondo dei nostri apprendenti che sono sulla strada di imparare con tutti i loro processi cognitivi. E questo è molto stimolante perché ci pone quotidianamente il problema di che cosa fare. Adesso che cosa faccio? Come traduco questa cosa? Che cosa rispondo? Come organizzo il piano? Come cambio quello che pensavo di organizzare. Ecco, quindi se invece si chiude tutto in uno schema che deve essere replicato, beh, tutta questa ricchezza si perde. Ma come diceva Freinet, noi abbiamo bisogno di questa ricchezza, cioè l'insegnamento, lui diceva, è qualcosa che ci permette veramente di osservare questo processo da più lati. Io non ho inventato niente, io parto dai fondamentali della pedagogia, fondamentali che oggi sono un po' dimenticati, per non dire totalmente abbandonati. Incontro insegnanti che non sanno neanche chi sia Freinet, la scuola attiva, eccetera. Ed è grave questo, una perdita molto, molto grave. Però loro ci hanno insegnato come procedere. Quindi di questo appunto parliamo nel libro, parlo di questo. Tra l'altro è un libro che ho anche dovuto chiudere a un certo punto perché ci sarebbero veramente tantissime cose da dire. Ho una tale mole di osservazioni nel corso di 25 anni, di osservazioni realizzate su bambini, adulti, a scuola, all'università, in azienda, che è veramente interessante perché è proprio un panorama sui processi cognitivi. E per me, che insegno, naturalmente, è molto importante questo, osservare i processi cognitivi. Quotidianamente mi chiedo come apprendono i miei ragazzi, cioè quelle persone con cui lavoro in quel momento. Perché ogni gruppo, ogni classe, ogni gruppo e ogni singolo, ovviamente all'interno del gruppo, ha delle modalità e degli approcci specifici. E poi voi lo vedete perché se vi capita di avere gruppi o classi differenti di allievi della stessa età, voi nel corso degli anni avete visto come sono diverse le classi l'una dall'altra, o i gruppi gli uni dagli altri. Quindi, com'è possibile di fronte a tutta questa diversità rispondere omologando? Noi che cosa possiamo omologare all'interno dell'insegnamento? All'interno dell'insegnamento noi omologhiamo tutte quelle strutture che ci consentono di essere dentro un ambiente, quindi la scuola.
come istituzione deve essere omologata, deve esserci un portone, entro delle classi, deve esserci un orario, deve esserci un registro degli insegnanti, del personale. Ecco, la struttura deve essere omologata, così come a distanza scegliamo una piattaforma e poi l'allestiamo, creiamo un ambiente. Ecco, quello deve essere omologato. Ma la relazione pedagogica non può essere omologata, la relazione pedagogica deve essere viva, deve continuamente rinnovarsi, e per rinnovarsi ha bisogno non solo dell'esperienza che si produce, ma anche ha bisogno anche di teorie, di metodologie, ha bisogno di provare e ha bisogno che tutto questo sia posto sotto l'osservazione del docente. Se poi tutto questo è sottoposto anche all'osservazione degli apprendenti, è tanto di guadagnato, nei limiti del possibile ovviamente, e via via che si sale con l'età è sempre più possibile. E questo si chiama metacognizione, cioè la riflessione su quello che stiamo facendo. Ecco, la riflessione su quello che noi stiamo facendo è qualcosa che manca totalmente, perché non mi si venga a raccontare che stendere una relazione burocratica a fine anno in quei moduli dove si dice quali sono gli obiettivi, che cosa si è raggiunto, eccetera, questa sia una metacognizione, sia una riflessione su quello che abbiamo fatto. No, la riflessione su quello che abbiamo fatto parte da questo. Il 16 settembre Mariolino ha presentato questo lavoro che mi ha fatto riflettere. Perché? Perché Giovanni ha presentato un lavoro simile, però ho notato che è successo questo, ci sono queste differenze. Mi chiedo se il modo con cui abbiamo affrontato le cose sia corretto, e poi si scopre che dopo un mese il modo era corretto perché i salti cognitivi sono così, non procedono in modo lineare. Ecco, queste sono le riflessioni dell'insegnante. E dove noi troviamo queste riflessioni? Ma le troviamo nei diari dei grandi pedagoghi, dei fondamentali. Certo non le troviamo nelle pedagogie esposte nei manuali universitari, così in modo asettico. Le troviamo proprio nell'esperienza concreta dei maestri. Leggiamo il diario di Bruno Ciari, per esempio, leggiamo i diari proprio dei grandi maestri e dei grandi pedagoghi, perché questo significa la riflessione sul processo di apprendimento, non tutta la burocrazia con la quale abbiamo a che fare, che è una illusione. È l'illusione di normativizzare qualche cosa che è impossibile da normativizzare, perché non ci sono ricette. Intanto apprendere non è una malattia e quindi non ci sono ricette da fornire. Apprendere è una bellezza. È una delle cose più belle che c'è nella vita umana, ed è una delle caratteristiche più importanti dell'essere umano e di molte specie animali, quella di apprendere per cercare di andare avanti, di costruire una vita migliore, di cambiare il mondo, di affrontarlo con intelligenza, eccetera. Quindi l'apprendimento per definizione si nutre appunto di quella creatività di cui parlavo prima e di quella libertà che a sua volta nutre la creatività, senza la quale non ci sarebbe. Quindi ecco che siamo in un campo che da un lato è delimitato, perché abbiamo dei programmi, giustamente, dei programmi nazionali, perché siamo italiani, quindi abbiamo una cultura che ci unisce. I francesi ne hanno un'altra, i tedeschi ne hanno un'altra, poi tutti insieme abbiamo degli elementi culturali comuni. Quindi ci sono, come dire, siamo in una grande prateria con dei possedimenti segnati da dei confini, però siamo in una grande prateria che è la prateria della cultura, e quindi questo è delimitato chiaramente. Ma all'interno di questi limiti noi possiamo allevare cavalli, oppure seguire galline, preparare il terreno, possiamo coltivare, veramente coltivare, allevare nel modo che pensiamo sia migliore, non in base delle teorie studiate a tavolino, ma in base a delle metodologie, a delle teorie pedagogiche certamente, che noi applichiamo e che verifichiamo e che contestualizziamo. Quindi
Non so se ho risposto alla tua domanda, no, assolutamente no. Diciamo che a scuola c'è questa lotta continua tra l'irrigimentare tutto, il normativizzare, il burocratizzare, regolamentare tutto, con l'insegnante che cerca sempre di trovare la propria libertà insieme a quella dei suoi apprendenti, per che sa che appunto questo non è un lavoro, ma è un compito. È un compito, è una funzione che deve assolvere, non un lavoro che deve portare avanti e concludere, ma un processo nel quale c'è anche lui. Perché anche noi impariamo, ovviamente. Anzi, io che cosa ho imparato dall'e-learning, da tutti questi anni di learning? Io ho imparato che forse la cosa più importante che ho imparato è che certe volte si riesce ad astrarre dal processo concreto e a liberare i soggetti con cui abbiamo a che fare dalle costrizioni della loro vita materiale, apprendiamo meglio con più libertà. Per questo ho inventato la tecnica dello storytelling game. Con lo storytelling game tu entri in un ambiente di apprendimento e non sei a scuola, e non sei dentro una piattaforma, sei tra i pirati dei Caraibi, sei tra, non so, nel Far West, sei dove vuoi, purché non sia l'ambiente reale che tu vivi tutti i giorni. Perché questo? Perché ti liberi dalle costrizioni. E liberandoti dalle costrizioni sei più pronto ad apprendere, sei più libero di imparare, sei più libero di affrontare anche i contenuti in un modo diverso, anche divergente rispetto al modo con cui ti viene proposto o con il quale alcuni tuoi compagni magari lo affrontano. Ecco, io, ecco, con questo sistema io ti tolgo da una condizione che ti opprime, diciamo tra virgolette, perché la vita è bella, ma opprime anche perché hai da fare, hai problemi, hai varie cose, no? Che ti assillano, e ti butto in questo mondo narrativo e di gioco dove puoi imparare qualsiasi cosa. Puoi imparare a costruire gomme per automobili, o puoi imparare la matematica o la geografia, non ha nessuna importanza. Però lo fai come pirata dei Caraibi, lo fai come viaggiatore che parte per andare a Delfi a incontrare la musa Clio, mentre lungo la strada le moire ti ostacolano, ecco, per dire. Ecco, con questo sistema io ti restituisco la tua libertà e la tua, e quindi anche ti rimetto in contatto con la tua voglia di apprendere, perché ti metti in contatto con te stesso, perché l'apprendimento non solo è libertà, ma rende liberi anche. E quindi direi che la cosa principale che ho imparato è questa. Il che vuol dire come corollario rispetto dei tempi di apprendimento. Ecco, prima parlavi, penso fossi stata tu Alessandra, della famosa settimana di Mario, che è stata collocata nel libro nella parte centrale, non all'inizio, no? Diciamo che un libro sull'e-learning avrebbe dovuto partire da lì, avrebbe dovuto dire ma che cos'è l'e-learning e come funziona. Invece scopriamo che cos'è l'e-learning e come funziona a metà del libro. A metà del libro, perché anche lì io vi ho introdotto dentro un mondo, e quindi a quel punto, quando scoprite cosa fa Mario e come opera, voi siete già dentro questo mondo. E quindi, essendo all'interno, possiamo parlare, siamo alla pari, ci sono anch'io dentro questo mondo e ci siete voi e ne parliamo, e quindi ne parliamo nel senso che leggendo il libro voi interloquite con me. Ed ecco, quindi questa settimana di Mario che cosa indica? Indica proprio la grande libertà che il sistema di e-learning consente al soggetto. Il rispetto, e questa libertà vuol dire rispetto dei ritmi di apprendimento. Il rispetto dei ritmi di apprendimento è una cosa complicatissima, perché noi siamo giustamente obbligati a seguire dei tempi.
Un anno scolastico ha un inizio e una fine. Ci sono delle scansioni che sono dettate dalla valutazione, quindi sono tutte cose giuste perché l'insegnamento poi finisce con l'acquisire anche un diploma. Però all'interno di questo processo noi dobbiamo cercare di fare in modo di rispettare i ritmi di apprendimento. Io non so in una società diversa, una società totalmente libera, priva di costrizioni, dove l'essere umano potrà spaziare e non sarà obbligato ad acquisire dei diplomi e sarà una società fondata sul massimo rispetto e il massimo sviluppo possibile. Cosa vorrà dire rispettare i ritmi di apprendimento? Forse avremo più libertà, non lo so, però in questo contesto noi dobbiamo cercare di porci questa domanda: come rispettiamo i ritmi di apprendimento dei nostri soggetti? Con un sistema di e-learning o con un sistema misto, ecco, per esempio nel progetto cui parlavamo prima, siamo sicuramente più liberi di rispettarlo. Perché voi pensate anche, torniamo a quell'esempio proprio primordiale, all'esempio di Neanderthal dell'insegnamento, cioè la chiacchierata che si fa in classe o la chiacchierata che si svolge all'interno di un forum, no? Proprio l'elemento di base, la pietra miliare, che è determinata dalla parola che unisce l'insegnante e i suoi apprendenti, in presenza, quindi orale, o a distanza, scritta. Ecco, partiamo da lì. Noi quando siamo in classe e poniamo una domanda, come io sto facendo anche con voi adesso, cioè in modo sincrono, io pongo una domanda e non so quanti di voi magari se la sentono di rispondere. E poi tra un quarto d'ora finisce questo incontro e io non ho delle risposte e voi magari le avreste anche potute dare. Le avreste anche potute dare perché se aveste avuto il tempo di raccogliere le vostre riflessioni, magari sfogliando un attimo il libro oppure semplicemente lasciando passare la serata perché c'è un tizio che vi ha tagliato la strada, siete ancora scossi, avete rischiato un incidente, insomma, e state ancora pensando a questo. Ora, in un sistema invece asincrono, io posso svolgere una chiacchierata con voi, quindi abbiamo tutti degli stimoli, e dopodiché la discussione continua, diciamo che continua per 3 settimane all'interno di un forum o con altri sistemi anche. Possiamo anche prevedere delle registrazioni audio, podcast, quello che volete voi, però continua, continua. Ecco, questo è il rispetto dei ritmi di apprendimento. Rispetto dei ritmi di ciascuno, un rispetto che in classe, cioè in un sistema sincrono, è più complicato da realizzare. Ed è un rispetto, in questo caso, che è un pregio di un sistema asincrono, che non può che essere fondato sulla distanza, ovviamente, perché si basa su un ambiente allestito all'interno di una piattaforma, ovviamente. Questo, ecco, per esempio, voi vedete già la grande differenza che esiste tra questa impostazione pedagogica e le grandi multinazionali dell'high tech che ci propongono i loro prodotti per insegnare. Per esempio, la piattaforma Google non prevede un forum, bisogna diventare matti per cercare di trasformare un materiale o un compito in un forum attraverso le risposte al corso. Non so se qualcuno di voi utilizza questa piattaforma. Ecco, per esempio, Apple non prevede neanche una piattaforma, prevede solo un sistema di gestione all'interno di una classe con dei dispositivi che devono essere tutti Apple, se no il suo sistema non funziona, non marcia. Quindi, vedete, è interessante questo aspetto perché sono proprio visioni differenti. L'una, quella del mondo high tech, è una visione di strumenti pensando che gli
l'insegnamento sia un processo di tipo aziendale che viene portato avanti esattamente come queste grandi aziende portano avanti i loro processi e quindi ripropongono le cose. E invece il processo pedagogico è un'altra cosa, è proprio veramente un'altra cosa. E quindi riflettere su questo. Per esempio, non avrebbe senso venire mascherati da pirati, non so, a scuola tutti i giorni per fare lezione, cosa che invece è possibile a distanza. A distanza, appunto, in un ambiente di storytelling game, non ci si maschera chiaramente, no? Però si è dentro un ambiente che ci libera da... Secondo me servono entrambe le cose, perché come spiego a un certo punto, dedico un breve capitolo, però molto significativo in questo libro, lo dedico proprio alle teorie dell'apprendimento, ad alcune teorie dell'apprendimento e in particolare al rapporto tra esperienza e astrazione. E come spiego, dall'esperienza si impara fino a un certo punto, come diceva appunto Vygotsky, se poi si vuole passare ai concetti scientifici superiori bisogna rompere con l'esperienza, cioè bisogna trattare l'esperienza come un oggetto di studio. E se non faccio questo resto legato al mio mondo, alla mia esperienza, non esco di lì e quindi anche lo sviluppo concettuale viene bloccato, si blocca all'esperienza che mi sta condizionando. Ora, il problema è come faccio ad astrarre dall'esperienza se non ce l'ho questa esperienza? Ed ecco dunque allora che da un lato lo storytelling game ci porta a un livello di astrazione, ci mette in un mondo che è staccato dall'esperienza, ma le attività sincrone, gli incontri in presenza o a distanza, ci riportano invece in un ambiente materiale concreto. E tutti e due questi aspetti collaborano insieme, che poi sono i processi di che cosa? Sono i processi della produzione da una parte, quindi i processi concreti del lavoro, e i processi dell'arte, dell'artista, che astrae dalla realtà la copia, ne è influenzato, ne è ispirato, ma poi la creatività che fa parte del suo mondo, poi la modella, la cambia, crea tutti i mondi possibili e immaginabili. Come diceva Pascoli nella poesia Mago Merlino, a un certo punto Pascoli dice a Merlino: ma dove vai? Cosa stai facendo, Merlino? Cioè, sto cercando l'uovo del drago, poi cerco l'erba d'oro, eccetera, eccetera, no? Col suo gufolo sulla spalla. E a un certo punto Pascoli, in questa poesia autironica, vi parla a se stesso, dice: ma Merlino, dice, convertiti, Dio è il mago, Dio è l'indovino. Cioè tu hai l'illusione, no, di poter creare tutti questi mondi, ma poi in realtà l'unico vero creatore è Dio, cioè voglio dire tu vivi poi nella realtà di tutti i giorni, quindi devi anche scendere coi piedi per terra. Ecco, questi due elementi, astrazione da una parte ed esperienza concreta, l'ambiente in cui vivi, dall'altra devono interloquire, devono esistere entrambi e sono offerti appunto da un certo tipo di learning, che è quello che io propongo in questo libro, che non è l'e-learning della preparato attraverso l'erogazione a distanza di un pacchetto confezionato, che va benissimo, perché se qualcuno di voi vuole imparare qualche cosa in fretta, eccetera, si iscrive a un videocorso, lo compra, e tanti saluti. Ed è e-learning questo, perché è insegnamento a distanza. Io invece vi propongo un e-learning costruito dentro un ambiente che si appoggia su una piattaforma che è fondato su relazioni pedagogiche. Quindi dicevo appunto questo. E poi ha bisogno dell'altro aspetto, che è invece l'aspetto della... contestuale proprio della fisicità, del luogo, dell'esperienza che dà la scuola, che dà l'ambiente di lavoro, rappresenta una parte della vita del soggetto che o studia o lavora in questo caso. Le due cose, appunto, a mio parere, devono essere combinate. Ora, quando invece noi ci troviamo di fronte al fatto che
vengono stabilite delle direttive che irrigidiscono l'ambiente dell'esperienza in una macchina che omologa tutto il discorso pedagogico, noi castriamo. Che cosa stiamo castrando? Certo, stiamo castrando la libertà del soggetto, degli insegnanti, eccetera, eccetera, ma noi stiamo castrando da un punto di vista pedagogico la curva dell'apprendimento cognitivo, cioè stiamo castrando le possibilità di sviluppo del pensiero sul piano dell'astrazione del nostro ragazzo, perché noi gli diciamo stai lì dentro, quando invece lui si deve liberare. Ora, per liberarsi da qualche cosa deve stare dentro qualcosa, quindi deve esserci la costrizione, se no da cosa ti liberi? Ma se la costrizione è tutta costrizione, ti impedisce di liberarti, ecco che lega il soggetto a un'esperienza, a un legame esperienziale che nel tempo lo limita e limiterà anche la sua intelligenza, perché ne impedisce lo sviluppo sul piano dell'astrazione. Ecco, c'è un capitolo in cui, spero che sia stato un capitolo chiaro, che secondo me è un capitolo centrale del libro per comprendere tutto. Ora, non c'è nessun manuale di e-learning che parla di queste cose. Perché? Appunto perché l'e-learning viene concepito come un processo meccanico attraverso il quale erogare determinati contenuti, mentre noi lo consideriamo invece una parte dell'apprendimento e quindi un processo pedagogico e non un processo meccanico, anche se può avere degli aspetti meccanici, certamente, anche ripetitivi, anche regolamentati, assolutamente. Ma è proprio per questo l'apprendimento è un'arte. È un'arte. E per questo l'apprendimento, l'insegnamento, è autoreferenziale. E quindi, e anche lì lo scrivo, anche dentro il libro, e spiego anche il motivo. C'è anche tutto un capitolo che spiega un po' queste cose e spero che siano poi chiare per chi l'ha letto, insomma, le siano. E non è una provocazione, è proprio così, insegnare un'arte, ed è bene che rimanga un'arte, cioè rimanga qualche cosa che appartenga all'elaborazione libera del soggetto che insegna, attraverso le sue responsabilità. Lo scrivo anche nella prefazione del libro, in modo tale che se qualcuno la pensa diversamente, sono tanti che la pensano diversamente, che pensano che l'insegnamento sia un'operazione ingegneristica di tipo cognitivista da portare avanti, non è la mia scuola di pensiero, possa anche scegliere di non acquistare il libro, quindi io l'ho scritto subito. Particolare amicizia lunga, non ti ho fregato, te l'ho detto subito nelle prime pagine come la penso. Io penso che insegnare un'arte, allestire l'insegnamento a distanza anche, in presenza idem, solo che in presenza abbiamo più esperienze, quindi lo sappiamo fare molto meglio. Ecco, ci stiamo avvicinando all'ora di chiusura del nostro incontro, però io sono qui, se volete osservare, proporre, rispondere, contestare, criticare, suggerire, potete anche interrogare dei vostri compagni qui presenti per dire cosa ha scritto Pian a pagina 62, che poi essendo un ebook non si sa qual è pagina 62, perché c'è quello come me che usa gli occhiali, quindi pagina 62 sarà pagina 84, perché legge le lettere così, e c'è invece vista d'aquila, per cui pagina 62 sarà pagina 40. Ah, Emilio, sì, vedevo che era mano alzata. Emilio, parla, Emilio. A te la parola. Pronto? Sì, pronto, ti sentiamo a basso volume. Spero di riuscire a essere... Problemi tecnici, mi dispiace. Adesso ti sentiamo meglio. Ah, grazie. Allora, anzitutto complimenti per il libro. Ho cominciato a leggerlo e, inutile dirlo, mi sono già perso. No? Perché sono lieto di scoprire che ti sei fermato a pagina 323, altrimenti il tomo sarebbe probabilmente diventato di oltre 600 pagine.
La mia domanda è una constatazione. Quello che hai detto mi conferma che ci sono diversi filoni in quest'opera. In particolare, ho davanti a me la copia appunto PDF, i tre filoni principali sono appunto il filone didattico, il filone della tecnologia e il filone, sono a pagina 21, la pedagogia, la didattica e le tecnologie. Ora, è chiaro che questi filoni, chi legge l'opera, deve andare di volta in volta a catalogare quello che legge dove si trova nella mappa generale. Per cui la mia richiesta, ed è anche il lavoro che sto cercando di fare per altri colleghi che qui in Canada stanno insegnando l'italiano, la mia richiesta è: non sarebbe possibile creare una mappa in cui i diversi filoni siano facilmente individuabili e, seguendo chiaramente la tua esperienza, dire questo riguarda la tecnologia, quindi sbaffatevela da pagina 15 a pagina 38 e 322, questo invece è la didattica. Ho visto diverse tecniche che hai usato per gli esercizi, per indicare i link, eccetera. Dico sinceramente, sto cercando di classificare ogni capitolo, se vogliamo, in quale dei tre filoni, e faccio i complimenti perché un altro profittator di mercato avrebbe fatto 5 libri e non uno solo. Quindi ti chiedo solo questo: è possibile sperare in un futuro di avere una sorta di mappa, eventualmente anche con l'aiuto dei colleghi che lo leggono, in maniera da poter facilitare chi non ha chiaramente il livello di formazione che hai appena mostrato e che sia in grado di poter comunque replicare i principi che hai affermato. Grazie. Caspita, grazie Emilio. E intanto, quindi tu ci parli dal Canada a questo punto, da quel che ho capito. Esatto. Esatto, da Toronto. Difatti Emilio Toronto, non Emilio Torri. Bene, bene, bene. E allora, guarda, allora, intanto non ci avevo pensato. È una gran bella idea. È veramente una gran bella idea e non ci avevo pensato. Ero troppo preso a così cercare di scrivere facendo capire i processi, eccetera, non ho pensato a questa che è proprio veramente una gran bella idea. E ci lavorerò certamente, anche perché non è neanche complicata, anzi, se poi tu volessi contribuire mandandomi qualche appunto così, non è complicato, si tratta solo di riprendere in mano tutto e inserire uno schema che anche all'inizio magari che facilita la lettura per percorsi. Magari vuoi fare un percorso per dire, non so, vuoi fare un percorso di base per capire come procedere dall'allestimento a eccetera, vuoi soffermare l'attenzione sul controllo dei processi cognitivi, quindi mettere in atto una serie di strategie così, vuoi avere in mano delle metodologie tecniche che ti consentano di moltiplicare le esperienze, certo, assolutamente, guarda, è una fantastica idea. Aggiudicata proprio. Sì, grazie. Bene, fantastico. Ho guadagnato da questo incontro. Ho tratto ispirazione da questo incontro. Voi pensavate di venire qui per... invece no, ci ho guadagnato io. L'hai anche registrato. L'hai anche registrato, quindi. Alberto, ho un'altra domanda, sempre Emilio, sì, da Toronto. Sì, sì, sì. Ho visto che appoggi la parte più tecnica su WeSchool, sì, come piattaforma. Sì. Ho trovato qualche difficoltà a entrare a registrarmi. Ho anche mandato un'email, ma non so se l'hai visto. La mia domanda è... Sì, ho mandato a quei 2 o 3 indirizzi che sono riuscito a trovare, che poi dopo ho visto che hai confermato che non erano esatti, no?
per cui rispondendo all'invito del... Sì. Ecco. Sì. Ci sono un altro paio di mail che ho mandato sempre su altri soggetti che volevo fosse possibile discutere. In ogni caso, no, relativamente a WeSchool, vorrei riuscire a capire un po' di più. Le piattaforme che più o meno offrono servizi, ce ne sono, come hai anche elencato tu, moltissime. Qual è il vantaggio di usare WeSchool? Ha una sua caratteristica italofona o italiana, eccetera? Quale motivo te lo ha fatto scegliere? Conviene? Ci saranno evoluzioni? Non lo so, cioè ho visto diverse cose, ma vorrei avere un parere. Grazie. Guarda, WeSchool non è una piattaforma che si possa allestire graficamente, quindi non è una piattaforma che consente di creare quell'ambiente che io auspico possa essere creato. Però è una piattaforma che stimola il confronto e la partecipazione gratuita, non richiede installazioni, a differenza per esempio di Moodle o di altre. Io ho iniziato a usarla qualche anno fa e poi adesso dentro questo corso ci sono 1600 insegnanti dentro il corso più aperto su WeSchool, quindi risulterebbe anche molto complicato cambiare, anche se sarebbe magari più interessante a questo punto creare una nuova ambiente, così ritrovarci tutti, però penso che sia complicato. Quindi ce la teniamo e ve la posso suggerire come anche, diciamo così, esperienza proprio relazionale, perché si possono caricare materiali, si possono dividere gli argomenti, creare diversi corsi all'interno. Insomma, da questo punto di vista è buono. Poi appunto è gratuita, funziona bene, quindi la consiglierei per questo, come elemento di aggregazione, se vogliamo. E se invece si vuole passare a un livello più organizzato, dove si possa anche avere un controllo sui lavori che vengono assegnati, la restituzione dei compiti, anche correzioni, eccetera, quindi bisogna passare ad altre piattaforme, chiaramente. Però questa non è male per un approccio così easy. Io l'ho usata anche, l'ho usata un po' a tutti i livelli, con bambini molto piccoli, con adulti molto grandi, in scuole e in aziende. Però ecco, non risponde esattamente ai criteri che io indico nel libro per costruire appunto una piattaforma che sia anche un ambiente, che sia un ambiente che offra poi una serie di opportunità proprio sul controllo del processo, quindi si parte anche dai lavori, eccetera. Però mi ricordo che una volta l'ho utilizzata anche addirittura all'interno di un corso di management per delle banche, che l'hanno trovata interessante proprio per la sua semplicità e mancanza di tutta una serie di funzioni. Da noi alla scuola primaria ci siamo trovati molto bene con WeSchool e abbiamo attaccato i Padlet alle varie cartelle dei materiali. Quindi il Padlet è un muro che puoi personalizzare molto di più, puoi far contribuire i singoli studenti e anche dentro WeSchool puoi far fare interi lavori dagli studenti stessi che caricano i materiali, quindi siamo trovati bene anche noi con i piccoli. Sì, bene, infatti questa l'idea di utilizzare degli elementi esterni che arricchiscono
la piattaforma, questo vale per WeSchool, vale un po' per tutte le piattaforme anche, e sono ottime idee, certo, assolutamente. Bene, grazie. Bene, sì, poi ce ne sono tante, Edmodo, eccetera, ecco. Ma quello che importa è che, infatti io non affronto il discorso delle piattaforme, quale scegliere, cioè, perché il problema non è quale scegliere o cosa fare, il problema è avere chiaro qual è il processo pedagogico che si vuole mettere in atto. Poi, dopodiché, quale che sia la piattaforma, si può aggiustare, ci sono degli elementi, cioè... Si trova una soluzione anche parziale, si trova, e poi con l'esperienza si cresce e poi si faranno delle scelte. Quindi non è la priorità oggi la tecnologia, non è assolutamente la priorità. Anzi, se la tecnologia oggi diventasse la priorità, i processi pedagogici sarebbero seriamente rimessi in causa, a mio parere. E lo dice uno, diciamo, che di tecnologia se ne intende, l'ama. Mi piace molto la tecnologia, però veramente l'approccio non si può partire da quale piattaforma, ma voglio mettere in piedi, voglio allestire un ambiente, voglio che questo allestimento corrisponda a uno storytelling game, o voglio che questo allestimento corrisponda a un percorso di learning relazionale che porto avanti, ma senza... utilizzare le tecniche dello storytelling game. Ecco, partiamo da lì. Come controllo il processo pedagogico? Ecco questo. Perché poi una piattaforma la si può anche costruire. Se voi prendete, per esempio, Google Site, come spiego anche nel libro, e create un front-end grafico, e poi dietro ci mettete quello che volete, potete prendere Blogger per, non so, io prendete... appunto Blogger per un forum che chiudete al vostro interno, un altro lo aprite, ci mettete dentro un pezzo di WeSchool, di Edmodo, di un'altra cosa, il front-end con tutti i link, si può anche costruire un ambiente piuttosto eclettico, però è interessante anche questo. Le soluzioni sono tante. Anche questa, chiaramente. Sì, qualcuno scrive che bisogna provarle, certo, bisogna provarle, poi cambiano, poi sì, è molto giusto questo. Bene, cari amici e colleghi, se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, porre delle domande, oppure dare delle soluzioni, delle risposte, o avanzare anche elementi critici, ovviamente, lo può fare, e poi direi che possiamo chiudere questo nostro incontro. Penso che magari lo riproporrò, perché poi c'è sempre una questione di orari, tempi, eccetera, per cui magari lo ripropongo tra una decina di giorni, in un orario completamente diverso, magari in un weekend, un sabato mattina, per dire così. Invece, intanto che si prepara qualcuno per dire, per intervenire, sto preparando un corso così gratuito, perché per vari motivi mi sono occupato di questa cosa e mi è venuta voglia di riproporla in modo molto più semplificato, magari in due o tre incontri, però un lavoro sui comics e la graphic novel come strumento didattico. Però non pensate che ci mettiamo a fare i fumettini per spiegare le regolette di grammatica o la storia. Non è questo. Ci occupiamo proprio di narrativa e storytelling serio all'interno dei comics e non riduciamo i fumetti a un'operazione così... così brutale, che con il personaggino che ti dice: questo è il soggetto, hai trovato la soluzione all'equazione di secondo grado. No, voglio affrontare un discorso
un discorso che parte proprio dalla costruzione di storie e come queste storie possono essere influenti in ambito didattico. Per chi ovviamente non sa disegnare, non è richiesta questa caratteristica, forse faremo 3 o 4 incontri, una cosa di questo genere, un po' più avanti, perché le scuole adesso stanno organizzando la ripresa, gli orari, sono tutti per aria, insomma, bisogna vedere un po' quello che succede, poi credo che verso novembre, tra novembre e prima di Natale, facciamo questa cosa, chi è interessato mi scrive perché poi così comunicherò le date e le modalità. Bene, cari colleghi e amici, cosa potete... c'è ancora qualcuno che vuole dire qualcosa? O... bene, a chi interessa scrivetemi, scrivetemi perché poi mi dimentico io. Quindi mi mandate una mail e così io le metto tutte da parte, queste mail, e poi a un certo punto scriverò a tutti quando avrò le idee più chiare sulle date e le modalità di erogazione di questa cosa. Sonia dice che non ha ancora acquistato l'ebook, quindi se non ha acquistato l'ebook non può frequentare il corso di comics, no? Non so che relazione ci sia tra le due cose, però se lo dice lei... Va bene, Elita saluta, ciao. Ah no, fare domande. Ah ok, no, ma potresti fare domande. Ecco, perché non fai una domanda dalla tipica persona che non ha letto l'ebook e si chiede qualche cosa? Ti sarà venuta in mente una domanda. Per me è interessante perché una cosa che non ho capito, proprio non ho capito, è come far capire di che cosa parla questo libro. Per me resta un mistero. È molto chiaro, ma... ah, chi c'è? Monica Grilli. Monica, alza la mano. Monica, sentiamo. Sì. Ma un po' l'hai già affrontato, ma c'è tutta quella parte sulla bellezza che secondo me è proprio centrale, perché è legata alla professionalità, a quella motivazione che tiene su la professionalità dell'insegnante, che quindi secondo me a me è la parte che piace di più, nel senso che cioè, è tutto molto interessante, però quella parte lì io la trovo quella motivante, perché l'educazione al bello non come estetica, ma è un qualcosa di un po' più profondo, e secondo me sei riuscito a esplicitarlo in maniera proprio... fatta bene, e andare al di là della questione puramente estetica, ma è proprio è una filosofia estetica, quindi secondo me questa parte qui è una parte decisamente interessante, ed è un punto di vista che io ho sempre considerato e non avevo mai trovato in qualcun altro. Educare al bello gli allievi, alle cose belle, la profondità della bellezza, secondo me, in un momento storico come questo, è poi come dire, un passo avanti, ed è un elemento che può strutturare bene, un elemento che può strutturare a resistere anche alle bruttezze che, non so, penso alle nostre strutture scolastiche, penso alle disfunzioni, penso, ecco, aprire una finestra agli allievi sul bello, come proponi tu, secondo me è un elemento di grande stimolo per la professionalità dell'insegnante, e dovrebbe essere molto più condiviso, perché motiverebbe noi e motiverebbe anche gli allievi. Quindi in realtà non è una domanda, è una considerazione che faccio, perché mi ha sempre colpito, è la parte che mi colpisce moltissimo, che mi coinvolge molto questa. Grazie per questa osservazione, perché... effettivamente questa parte occupa un capitolo del libro ed è a mio parere è un capitolo importante. Importante è che, tra l'altro,
L'e-learning è considerato una cosa brutta, la distanza, no? Già la distanza è brutta, cioè meglio essere vicini, questo è chiaro, no? Quindi già è un qualche cosa di brutto. Poi è brutto perché devi usare delle tecnologie fredde, è tutto un sistema che... E invece non ci si rende conto che anche quando si insegna in classe, in presenza, in modo sincrono, non è detto che quello che noi facciamo e il modo con cui lo facciamo sia bello. E che cosa vuol dire questo bello, no? Come tu osservavi, non è la ricerca di una bellezza estetica, anche se la forma conta. E infatti nel libro parlo anche del fatto che oggi la forma conta più del contenuto e non può essere trascurata, perché i contenuti si trovano, ma il modo con cui vengono rappresentati fa veramente la differenza. Riguarda la bellezza, riguarda proprio lo stile, riguarda lo stile, l'armonia, riguarda l'equilibrio che c'è negli insegnanti, in quello che lui fa, nello studente, nel modo con cui apprende e nel rapporto che si genera tra loro, quindi lo stile proprio della classe, che a volte non è riconoscibile. Non è riconoscibile perché a parità di risultato tu dici, va bene, ci sono queste due classi, questi due gruppi, questi due allievi, questi due insegnanti che hanno fatto la stessa cosa e il risultato è identico. E quindi, dato che il risultato è identico, perché porsi troppi problemi sul modo con cui io ottengo un risultato e quindi sullo stile e quindi sulla bellezza del lavoro intrapreso? E allora nel libro inserisco questa metafora che io utilizzo come metafora, ma che è una storia, ed è la storia del mito di Aracne. Ed è il mito di Aracne nel quale si mette a confronto una grande tessitrice, la più grande tessitrice della Tessaglia, appunto Aracne, che voleva sfidare Atena. E voleva sfidare Atena perché lei diceva che era capace di tessere delle tele anche più belle di quelle di Atena. E in effetti lei era molto brava. Era bravissima. Atena cerca di dissuadere Aracne, ma lei insiste e alla fine si svolge questa competizione tra Aracne e Atena. E entrambe disegnano, producono una tela straordinaria, bellissima. Ma Atena produce una tela che mette in luce, mostra la bellezza del mondo degli dèi, e Aracne invece lo mette in ridicolo, anche se la qualità della tela è molto valida. E quindi Atena viene condannata, perde la competizione, viene condannata a tessere tutta la vita, dando origine alla stirpe dei ragni, che sono dei grandissimi tessitori. C'è qualcuno che può dire, ma Atena aveva ragione a sfidare, cioè Aracne aveva ragione a sfidare Atena, no, perché bisogna idealizzare il mondo degli dèi, eccetera. Ma in realtà questa storia nasconde proprio un significato più profondo, cioè la differenza tra la tecnica e l'arte, la differenza tra l'artigiano, l'ingegnere, certo, chi realizza un ottimo prodotto, e l'artista, che realizza magari un prodotto che può essere anche visivamente uguale, dotato di un'analoga bellezza, ma che è il prodotto è il suo prodotto, lì c'è lui. Dentro la tela di Atena c'era Atena, dentro la tela di Aracne non c'era Aracne, ma c'era l'invidia di Aracne, c'era qualcosa d'altro. La sua bravura non poteva non essere mostrata, ma dentro questa bravura mancava lei, mancava l'anima. Ed è così anche nell'insegnamento, ma è così per tutti i lavori, tutti i mestieri. Dove sei tu che stai svolgendo il tuo lavoro in questo momento? Ecco, sei dentro la tela e quindi sei Aracne, ma questo senza bisogno di saper neanche tessere, diciamo, a livello di Atena. Ma quello che devi fare però è scoprire il Dio che c'è in te, la musa che c'è in te, l'elemento divino che c'è dentro di te, perché noi tutti abbiamo qualche cosa di divino da esprimere.
Il problema è che, due sono i problemi, che non siamo in grado molto spesso di riconoscerlo, quindi di rintracciarlo, di ritrovarlo e di mostrarlo, e viviamo anche in un mondo che non ci consente di avere questa fiducia nel rintracciare e nel collegarci alle nostre possibilità e alle nostre capacità. E l'insegnante che sa fare questo, cioè sa trovare il divino che c'è in lui, senza essere vanaglorioso chiaramente, no? Ma così, con la sua modestia, ma senza rinnegarlo proprio, che cosa farà? Farà quello che farà, lo farà con gioia, certamente con passione, e il risultato sarà bello, anche se il prodotto non sarà un prodotto perfetto da un punto di vista estetico o meccanico, perché diciamo, magari non rientra nelle nostre competenze, non siamo capaci a fare determinate cose, che sono magari un bel disegno piuttosto che un'altra, ma nel processo di insegnamento quello che noi produciamo sarà connotato da questa bellezza, perché è l'armonia che esiste tra il lavoro, il suo risultato e l'anima che noi mettiamo in questo lavoro. E quindi Arachne, come direbbero i nostri studenti, Arachne tutta la vita, prof, per forza. Ed è per questo che la mia mail principale si chiama Arachne, ed è una mail che risale proprio agli inizi degli anni 90, praticamente. Infatti è ancora mac.com, una vecchia mail che avevo da uno dei miei primi Mac, praticamente, ed era Arachne. Sono molto affezionato, e la differenza che c'è tra, appunto, un'opera ingegneristica molto bella, apprezzabile, utile, fantastica, e la stessa opera invece creata da un artista. I tecnicismi, da una parte, tornando al discorso che abbiamo fatto prima nel nostro campo, i tecnicismi dall'altra, da una parte, l'arte dell'insegnare e dell'apprendere dall'altra. E questo è quanto. Si sono fatte le 10, quindi direi che ci possiamo lasciare, anche se è molto bello. È molto bello stare con voi, leggevo un po' di commenti qui. Grazie per i vostri commenti. Sì, la passione è importante. Poi, certo, siamo esseri umani. C'è la mattina in cui ci alziamo e ci rendiamo conto che non abbiamo acquistato il caffè, che è finito, avevamo le scorte di caffè, sono finite, apriamo l'armadio, il caffè non c'è, ma non c'è neanche il biscotto, perché viaggia insieme al caffè, quindi finito l'uno, finito l'altro, e non abbiamo tempo di fare colazione. Ragazzi, siamo insegnanti, uno è anche un po' incazzato, no? È normale questo. Ma questo non c'entra, fa parte... non bisogna avere la concezione che tutto deve essere perfetto, perché cosa vuol dire perfetto? Tutto un po' come il mulino bianco, no? Come il sogno americano, l'happy family, no? Ma non esiste, queste sono forme di idealizzazione, si discute, si litiga, una relazione è una relazione, ma quello che però non è la relazione insegnante-studente, diciamo una relazione umana che si limita a essere una relazione umana. Io leggo tanto di pedagogia, eccetera, ultimamente circolano queste teorie secondo la quale la scuola è relazione, no, calma, la scuola è apprendimento. E per svolgere i compiti di apprendimento e di insegnamento si costruisce una relazione che è una relazione pedagogica prima di tutto, ma siccome è una relazione ed è una relazione pedagogica è anche una relazione umana. Non confondiamo le cose. Quindi c'è l'abbraccio, ci sono i sentimenti, devono esserci, e che fanno di questa relazione, la rendono umana,
ma l'insegnamento e l'apprendimento non si limitano a essere una relazione umana. Il nostro compito è aiutare i nostri apprendenti a crescere, ad andare avanti sul piano dell'astrazione, quindi a diventare più intelligenti e poi a sapere fare, a saperci fare, a conoscere, eccetera, eccetera. Quindi c'è una relazione e la relazione è pedagogica. E nell'ambito di questa relazione pedagogica noi sviluppiamo ovviamente dei sentimenti che devono esserci. E questi sentimenti con le loro emozioni così sono vari e fanno parte della vita umana e la rendono ricca. Quindi io detesto queste concezioni buoniste per cui è tutto sorridente, tutto no, ci sono momenti che tutti possono avere, ma a differenza di una relazione, diciamo così, umana, normale, tradizionale, una relazione umana e pedagogica, che cosa fa? Fa che discute di questi momenti e ne prende atto con i propri apprendenti e ne fa oggetto di osservazione, perché questo diventa crescita, diventa senso critico, diventa capacità di analizzare la realtà, diventa capacità di avere in mano, anche se non siamo psicologi, di avere in mano degli strumenti psicologici, perché l'apprendimento è anche psicologia. Non tutti, a parità di, facciamo finta che esista un modo per misurare l'intelligenza, a parità di intelligenza, a parità di età, a parità di tutto quello che volete, di fronte allo stesso contenuto, la psicologia di approccio è diversa. E siccome è diversa, cambia il modo con cui si apprende. E l'insegnante, appunto, pur non essendo uno psicologo, non deve esserlo, però la sollecitazione a questi cambiamenti, quindi a questi aspetti anche psicologici, fa parte delle sue osservazioni ed è ciò che arricchisce anche la relazione pedagogica. E di fronte magari alla mancanza anche di strumenti che l'insegnante può avere, c'è sempre una soluzione. E la soluzione è sempre qual è? È discutere. E dire, ragazzi, è successo, come mai questo? Scusate, non mi sono accorto. Ah, bene, prendiamone, vediamo. Ah, sì, perfetto. Si rilassa. E questo è il considerare l'ambiente nel quale ci troviamo esso stesso un oggetto di osservazione che arricchisce tutti all'interno del processo. E basta questo dare da d'angio, direi che no, che dite? Penso che ci possiamo lasciare e quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione. Scrivetemi, ditemi quello che pensate. Grazie a te, Alberto. Grazie Monica, grazie a tutti. Antonella, ciao Antonella, sì, grazie a te di essere venuta. Certo, tanto da dire, ne abbiamo di cose da raccontare. Sono contenti di aver parlato di qualcosa che non fossero mascherine e gel. Beh, certo, sì. Questo, mascherine e gel sono un episodio della nostra vita che sarà presto dimenticato. Invece questi processi ci tengono continuamente desti e continuamente risvegliano la nostra attenzione e occupano le nostre riflessioni sempre. Io insegno dal 1979, quindi devo dire che è un mondo incredibile, interessantissimo, che non smette mai di pormi delle domande, stupirmi anche, trovare delle soluzioni, capire, direi questo forse. Non smette mai di pormi il problema di come capire. Tiene giovani, sì,
Assolutamente. Ah, come dico io sempre, ci sono tre posti dove si riuniscono tutte le generazioni e quindi dove veramente puoi vedere quello che succede nel mondo perché hai tutte le generazioni riunite. Uno, diciamo, sono i cimiteri. E questo, vabbè, niente, sono i cimiteri. L'altro, diciamo, un po' meglio, ma non so fino a che punto, sono gli ospedali. Ci sono tutte le generazioni, cimiteri e ospedali. E poi c'è la scuola. C'è la scuola, perché in tutti gli altri posti di lavoro non c'è questa occasioni così, non c'è. Non c'è, invece in questi tre luoghi sì. E noi per fortuna lavoriamo, diciamo, in questi tre, tra questi tre luoghi lavoriamo nel migliore sicuramente. E va bene. I miei colleghi mi dicono sempre di non raccontare barzellette, cioè non era una barzelletta, era un tentativo di divertente di presentare le cose, quindi non so se è riuscito, forse no, non è il mio forte questo. E quindi buona serata Maura, grazie a te Maura, sì, vedere il mondo dei docenti da un altro punto di vista. Bene, avremo occasione sicuramente di parlarne ancora. E intanto poi chi vuole ci potremo sentire appunto anche dentro WeSchool e poi in questi corsi che ho intenzione di portare avanti. Bene, allora vi saluto, saluto tutti e chiudo questo incontro. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, qualsiasi cosa sono a disposizione, scrivetemi pure, inviatemi le vostre osservazioni, critiche, proposte, come è stato fatto anche all'interno di questo incontro, che io metterò sicuramente conto. Grazie, arrivederci a tutti, buona serata e buon lavoro. Ciao! Ciao Alberto! Ciao, ciao Monica, ciao a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao a tutti, ciao.